Filippo. Allora il passaggio ai 3000 metri, quello di Bigam in 3:02.336, 3:04.504, qualcosina meglio rispetto a stamani da parte di Filippo Ganna. E adesso servono tre giri alla Ganna, però sono anche più di due secondi da dover recuperare. Forza, che ci stiamo riavvicinando, forza, siamo tutti a spingere Filippo Ganna verso un possibile nuovo miracolo sotto i due secondi. È negli ultimi due giri che deve dare tutto. Adesso ha inserito la marcia Ganna Filippo, 1:07, andiamo, mancano ancora due giri, ma è durissima, forse anche un cedimento da parte del britannico. È a tutta Filippo Ganna, siamo all'ultimo giro con un secondo, è un'enormità da recuperare negli ultimi 250 metri, è sempre davanti Bigam, ma soltanto mezzo secondo per Filippo Ganna, e andiamo, siamo alla volata, ed è sì, ancora Ganna, incredibile, 54 millesimi di vantaggio, cosa non ha fatto Super Pippo, Top Ganna, qualcosa di straordinario, ha ceduto qualcosa indubbiamente Daniel Bigam, però Pierangelo, sono senza parole, secondo 0:29 recuperato in 250 metri, qualcosa di clamoroso per andare a prendersi il sesto titolo mondiale. L'inchino di Filippo Ganna al competente pubblico di Glasgow, ma sono tutti gli appassionati di ciclismo che oggi davvero si dovrebbero inchinare, noi lo facciamo, si dovrebbero inchinare di fronte a questo fenomenale campione che, guardate, si è fermato alla balaustra per aspettare il rivale amico, perché il primo abbraccio lo ha voluto proprio con Daniel Bigam. È in delirio il pubblico di Glasgow, cosa non ha fatto Filippo Ganna. E non lasciamoci ingannare, perché non è che è calato il britannico, è aumentato Ganna. Io sono rimasto senza parole, qualcosa di, non ho mai visto una cosa del genere. Poi il tempo finale 4:01.976, cioè è una cosa che se fosse su un'altra pista veloce si va sotto i 4 minuti, Francesco. Io non so, questo giro qua finale, se avremo le proiezioni poi anche nei prossimi giorni lo daremo quanto ha girato, perché deve aver girato sui 13, 12. Eh sì, sicuramente adesso arriverà anche il dato chilometro per chilometro. C'è un'atmosfera caldissima qui all'interno del Sir Chris Hoy Velodrome, però io ti confesso che ho i brividi, perché no, una cosa come quella che abbiamo visto stasera io credo che difficilmente la potremo di nuovo ammirare. Questo è un fenomeno, questo è un alieno, potrebbe dire qualcuno, Filippo Ganna.